Mezz'ora con stile con Vito Vattone, senatore, molto renziano, con la sua camicia bianca aperta al microfono. È vero? Ho preso anch'io, sì. Ho preso anche questo. Anche questo, sì. È il suo stile solito? Ma no, sì, diciamo uno stile abbastanza sportivo, quindi io soffro un po', per esempio, l'ingresso al Senato dove c'è l'obbligo della cravatta, quindi insomma, preferisco essere un po' più sportivo. Ecco. Oggi è sabato, quindi... Come? Oggi è sabato, quindi... Sì, è sabato, quindi appena posso la cravatta, che è un limite grosso per noi uomini, ma purtroppo al Senato è un obbligo e dobbiamo metterla, appena posso me la tolgo. Qua si parla di lavoro, ci sono artigiani, quindi è chiaro il tema centrale è questo qua, anche perché è una via molto difficile per chi sceglie di fare l'artigiano, non soltanto perché mette in pratica il suo talento, ma anche perché poi si trova di fronte a tanta burocrazia, tante regole. Sì, certo, questo è uno degli obiettivi che ha il governo e tutti noi abbiamo per tentare di semplificare gli ostacoli e i colli di bottiglia che ci sono. Sicuramente per le imprese, in particolare per le piccole imprese, gli artigiani assolutamente fanno parte di questo mondo che è uno dei punti di forza del nostro paese e necessitano di una semplificazione. Siamo partiti dalle riforme istituzionali, che è uno dei punti, non è l'unico, non è certamente il più importante, ma intanto simbolicamente è la dimostrazione del fatto che intendiamo fare le cose seriamente. Dopodiché dobbiamo procedere ad eliminare tutti quei colli di bottiglia che limitano la ripresa economica del nostro paese. In particolare dobbiamo recuperare fiducia, perché uno degli elementi, una delle cause principali della crisi economica che c'è nel nostro paese è la mancanza di fiducia. E questo, occasioni come queste comunque ci consentono di guardare al futuro anche con una speranza in più, su cui vuol dire puntiamo molto, e semplificare, ripeto, è uno degli obiettivi a cui insomma noi lavoriamo. Io mi occupo di difesa, è un tema naturalmente delicato, ma attorno alla difesa ruota un mondo economico importante dal punto di vista industriale, però insomma diciamo all'atere di questo c'è tutta una situazione che è assolutamente bloccata, che occorre recuperare. La semplificazione, adesso senza entrare nei dettagli, è senz'altro uno degli obiettivi che a breve termine dobbiamo portare a compimento. Le riforme sono in atto, la volontà c'è, il governo e il Presidente del Consiglio hanno il coraggio di affrontare questi temi con le dovute determinazioni, e quindi insomma speriamo di poter guardare al futuro con una certezza e con una fiducia maggiore. Lei di dov'è? Io sono di Casarza Ligure. Casarza Ligure è un piccolo comune alle spalle di Sesto Levante, provincia di Genova, nel Tiguglio, un'area che è diciamo, considerata tra le più ricche, se così possiamo dire, della Liguria, ma che sta soffrendo pesantemente perché diciamo, ci sono ricadute negative sul turismo, sulla parte industriale ancora residua. L'alluvione anche. L'alluvione è stata colpita pesantemente in alcuni punti, a più riprese, non solo una volta, un'area molto bella come questa qua che dove siamo qui in Savona e provincia, come un po' in tutta la Liguria, ma insomma faccio un particolare sottolineatura del Tiguglio da dove provengo, ma insomma siamo cittadini liguri e andiamo orgogliosi di esserlo. Insomma. Che cosa ama della sua terra di Casarza? Ma Casarza è cresciuta in questi ultimi anni notevolmente, per noi siamo un comune di circa 7.000 abitanti. Li conoscete un po' tutti? Ci conosciamo tutti, quindi ha tutti i pregi di un piccolo comune, con i difetti anche naturalmente, però insomma
si vive di più il senso di comunità in un piccolo comune. Faccio un esempio banale, ma in settimana sono stato ad un funerale del papà di un amico e ho vissuto un po' la tristezza della città, mentre un funerale di un qualsiasi cittadino di un comune come il mio avrebbe la chiesa piena. Ecco, questo dà il senso un po' al di là degli aspetti religiosi, ecco, che di cui non entriamo, però dà un po' il senso della comunità. Questo è sicuramente un pregio e noi che ci viviamo non potremmo, insomma, stiamo bene in città, ma devo dire che non potremo, difficilmente ci potremo staccare, insomma, dalla nostra comunità. Quante cadute di stile ha visto in Senato fino ad ora? Ma cadute di stile, guardi, in Senato ne ho visto veramente tante, perché anche lo stile in politica ha una sua valenza. Io devo dire che sono stato, io ho fatto, insomma, tutto il percorso, sono stato consigliere comunale, sindaco, sono stato in provincia, in regione e adesso in Senato. Quindi cadute di stile ne ho visto tante. Devo dire che ultimamente in Senato come cadute di stile ne abbiamo visto più che in altre occasioni, perché anche lo stile in politica ha una sua valenza. Io sono appunto stato abituato a non demonizzare l'avversario, l'avversario si può criticare, si possono fare proposte anche alternative, ma c'è anche uno stile nel criticare, anche uno stile nel proporre, quindi demonizzare l'avversario sempre e comunque e anche con false verità, certamente questo non fa parte di uno stile adeguato alla crescita anche politica ed economica del nostro paese, quindi anche questo sicuramente è uno dei miglioramenti a cui dobbiamo tendere tutti quanti, perché poi tutti lanciamo, come dire, questa idea, questo principio dell'unità di intenti, però poi nei fatti vediamo bene che ognuno per valorizzare le proprie posizioni è disponibile, è disposto a fare qualsiasi cosa. Questo è un danno sicuramente per tutti e in questo senso uno stile certamente aiuterebbe anche le varie proposte. Ma in Senato cosa sanno della Liguria? Ma sa, Liguria è una regione, insomma, è una piccola regione. Oltre al fatto che abbiamo due ministri, abbiamo due ministri, abbiamo, insomma, un'economia del mare che è molto importante, abbiamo il porto di Genova che è uno dei più importanti d'Europa, e poi abbiamo anche questo di Savona, ma insomma quello di Genova è certamente uno dei più importanti d'Europa, attorno ai quali ruota una città metropolitana come quella di Genova, e comunque, insomma, per la Liguria sono apprezzate certamente le bellezze, questa costa che abbiamo tutto lungo la Liguria, e comunque anche, ci sono anche degli apprezzamenti su alcune attività artigianali di produzione agricola che sono limitate, sono di nicchia, ma cominciano a essere apprezzate, alcune cose le abbiamo anche promosse noi. Sai che dobbiamo twittare? Sì, mi hanno appena detto, sì. Io, lei è un twittatore? Io sono non assiduo, ma sì, sono... Di solito quando twitta? Ma di solito quando sono in Senato, quando stiamo facendo qualcosa... Open Senato, hashtag, open giusto? Senato, hashtag, open Senato. Allora, io le tengo il microfono e scegliamo il tweet. Stile artigiano, l'hashtag. Un messaggio che vuole lasciare agli artigiani... In Liguria? Sì, io guardi, posso, visto che siamo qui e parliamo di stile artigiano, possiamo fare che con stile artigiano per ridare fiducia e rilanciare i consumi. Allora io guardo, lei scrive, in tutto questo sono stati tanti i tweet di questo tipo, quindi... Sarà veramente così, a furia di ripeterlo, a furia di twittarlo, si dovrà veramente realizzare. Siamo quasi con l'hashtag. Tweet. Selfie. Sì, anche. Col mio telefono? Col suo telefono. Ma di solito li fai i selfie?
Qualche volta in famiglia, sì, in famiglia. Facciamo finta. Facciamo finta. Aspetta che lo prendo. Foto. Eccoci. Abbiamo fatto anche il selfie. Anche questo è stile artigiano.